È stata una partita difficile per la squadra avezzanese, però il punto che viene fuori è un punto assolutamente positivo. Tra l'altro arrivava da imbattuta come difesa la squadra dell'Avezzano, invece incassa al 10° minuto questo gol segnato da Cruz, che era uno dei giocatori più temuti, il brasiliano. Però, su suggerimento di Lopinto, Bitaye, il giocatore gambiano oggi schierato al posto dell'infortunato Padovani, realizza così il gol del pareggio al 25°. Dunque 1-1 in questo momento sarà anche il risultato finale. Poi c'è questo tiro di Lopinto bloccato dal portiere Grillo, poi l'Alba Longa che si renderà pericolosa intanto con questo fallo presunto perlomeno di tabacco sul capitano dell'Alba Longa Panini, tant'è che ci sono le proteste nei confronti del direttore di gara da parte della squadra di Albano Laziale. Dopodiché ancora l'Alba Longa che insiste con questa conclusione da posizione molto defilata di Delgado, palla alle stelle. Ancora Delgado ad inizio di ripresa su questa azione d'angolo con un colpo di testa sopra la traversa, quindi c'è la discesa di Corsetti, respinge Lewandowski, l'azione prosegue ancora Cruz, miracolo di Lewandowski. Si conferma portiere di assoluto livello. Qui Lewandowski, graziato dalla punizione dell'ex lancianese Pintori, che era entrato nel corso della ripresa, poi però esce fuori l'Avezzano che va vicino alla Paci. Intanto con questo tiro di Leto respinto da Grillo, poi c'è un tiro alto di un giocatore dell'Alba Longa e infine questa punizione di Tabacco con la parata del portiere Grillo. E finisce qui dunque con questo 1-1 che ritengo possa soddisfare l'Avezzano perché era una trasferta su un campo difficile contro una delle squadre meglio assemblate di questo girone.